L'argomento di cui ci occuperemo in questo video sono i guerrieri Shikimen, spettrali apparizioni che infestano gli angoli più remoti di Ashina. Shikimen significa sette facce, un nome piuttosto calzante, considerando che questi esseri indossano diverse maschere e il loro vero volto non è mai visibile. Queste apparizioni spettrali sono in grado di praticare la negromanzia ed evocare spiriti dall'oltretomba per combattere. In parallelo alle loro maschere, gli spiriti evocati assumono la forma di sfere con più di un volto. Ma a cosa si sono ispirati From Software per questi mini boss? Difficile dirlo con certezza, ma possiamo fare delle ipotesi. Innanzitutto, il nome Shikimen trova una corrispondenza nelle leggende giapponesi di Shikimen Daimyojin, anche se si tratta di omonimi molto diversi. Shikimen Daimyojin è una divinità dragone dalle sette facce che apparve sotto forma di una giovane donna al fondatore del tempio di Kōnji in Giappone. Si narra che l'uomo, smascherata la vera natura della divinità, la indirizzò verso il lago del tempio, dove poté stabilire la sua dimora, garantendo la protezione al luogo di culto. Inoltre, vorrei far notare che uno dei guerrieri Shikimen rilascia il tanto cerimoniale e, nella descrizione di questo strumento, scopriamo che veniva utilizzato nei rituali per il drago della sorgente, quindi, da un lato, riprendendo la leggenda appena narrata e, dall'altro, aprendo alla possibilità che gli Shikimen siano le manifestazioni corrotte dei monaci che un tempo adoravano il drago celeste. Essi probabilmente erano responsabili per la creazione degli emblemi spiritici che troviamo ad Ashina. Il tanto cerimoniale, nel loro caso, sembrava uno strumento innocuo, in quanto, come tutti gli abitanti del Palazzo della Sorgente, erano immortali. Tuttavia, i sacerdoti probabilmente sono finiti per diventare gusci vuoti, prosciugando il loro spirito per la creazione di emblemi. Quindi, se della loro origine in game abbiamo parlato, mi piacerebbe ora soffermarsi sulle ispirazioni che i From Software hanno utilizzato per l'aspetto di queste apparizioni. Gli Shikimen traggono ispirazione, almeno dal punto di vista estetico, dalle divinità terrifiche induiste, mutate dal buddismo, come Deva custodi del regno dei morti. Il più importante di essi è chiamato Yama. Ed era solito indossare una corona di cinque teschi, oltre che essere raffigurato con diverse facce. Nell'induismo, Yama è descritto come una divinità grottesca e iraconda, la cui funzione è quella di afferrare la vita delle persone che stanno per morire, in quanto egli è la divinità degli inferi. Nel buddismo, Yama è un Dharmapala, ossia un protettore illuminato del buddismo, il cui compito è quello di giudicare i morti e presidiare i Naraka, che potremmo definire come similari all'inferno o al purgatorio. Inoltre, si occupa anche di supervisionare il ciclo della rinascita. Infine, in alcune correnti buddiste, Yama si occupa di mantenere le relazioni tra i vari spiriti. Che ne pensate della figura degli Shikimen? A me piace pensare che i From Software siano riusciti ad unire un Deva del buddismo e una leggenda del folklore giapponese. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale.